Un'altra notte al freddo e sotto la pioggia, non è mancata neanche la grandine nella tarda serata di domenica. I 100 cani senza più un tetto dal canile comunale di Brindisi sono rimasti senza un riparo. Difficile sistemarli nei box con gli altri 800 cani ospitati. I danni provocati dal maltempo ammontano a circa 200.000 euro almeno, così dice il gestore del canile Giuseppe Roma. Dopo il sopralluogo del dirigente del comune Fabio Lacinio, la questione è stata portata all'attenzione della subcommissaria Maria Rita Iaculli. Si cerca una soluzione tampone sino a quando non si provvederà ai lavori di rifacimento dei tetti dei box. Il comune intende acquistare delle cucce in plastica per riparare i cani almeno la sera e poi si passerà alla ricostruzione. Ora però bisognerà prima acquisire i vari preventivi per espletare tutte le procedure. Si intende velocizzare i tempi, visto le temperature. Abbiamo eseguito un sopralluogo, spiega la Iaculli, per verificare i danni e stilare una perizia. Pensiamo di acquistare delle cucce in plastica in attesa dei lavori. La speranza è ora che nelle prossime ore il tempo sia clemente.